per noi oggi effettivamente iniziano le attività fisiche, morali, pratiche più pregnanti per arrivare al 2 luglio. E quindi abbiamo voluto comunicare oggi questa decisione di non andare a turno e anche di sospendere un pochino quello che è lo svolgimento consueto delle feste di luglio, perché viviamo immersi in questa realtà in cui ci ha precipitato il Covid-19. Abbiamo pensato che proprio da oggi, che per noi era un giorno, non hai idea, Manuela, dell'elettricità che c'era a Palo in questo giorno. E invece, niente, usciamo con questo comunicato in cui diciamo che nelle case non andiamo a bussare, un po' perché per ottemperare alle direttive sul mantenimento della salute, diciamo, non è opportuno andare a bussare a tutte le case, avere contatti con tante persone. E poi anche perché pensiamo, essendo prima di tutto dei cittadini di Rapallo, e poi dei massari, dei volontari, che la gente ora stia attraversando un momento difficile economicamente. Un'altra novità è il fatto che di concerto con l'amministrazione comunale avete dovuto rivedere il programma dei festeggiamenti. La nostra festa è una festa fondamentalmente religiosa, anche se noi ci occupiamo dell'aspetto laico, quindi dobbiamo avere una certa sinergia tra le celebrazioni e quello che poi noi svolgiamo dal punto di vista così civile. Perciò sicuramente abbiamo deciso di non noleggiare i pontoni che di solito sono in mezzo al golfo per gli spettacoli pirotecnici, perché è un impegno per cui bisogna partire molto prima, il comune fa delle gare d'appalto e è un impegno economico forte. E perciò non ci saranno gli spettacoli dal golfo, abbiamo lasciato un attimino da parte gli spettacoli pirotecnici che sono il corollario della festa. Per noi la tradizione sono i mortaletti. Puntiamo sulla sparata di mezzogiorno del panegirico e vediamo cosa riusciamo a fare l'1 mattina, eventualmente il 3 sera, se ci sarà qualche spiraglio. È tutta una situazione ancora un po' in divenire. Quante sono le persone che da volontari si spendono per queste feste? Ogni gruppo di base. Io penso si possa valutare sul centinaio di persone che sono proprio attive, ma intorno poi si muovono tantissime persone. Quindi io ti direi che superiamo sicuramente il migliaio di persone e qualcosa di più.